direi che possiamo cominciare. Sono particolarmente contento oggi, anche se al limite dell'estate l'affluenza non è quella invernale, chiaramente, ma sono comunque molto contento di avere con noi un caro amico che conosciamo da una vita, che ha già avuto un modo di tu no, ma io sì. E quindi di poter presentare questo suo recentissimo lavoro, I crociati in Terra Santa, di Luigi Russo. Luigi Russo è ricercatore di storia medievale all'Università Europea di Roma, ma soprattutto è un esperto di crociate, ha pubblicato numerosi saggi, articoli, e quindi diciamo che, come ho scritto stamattina su Twitter, se volete sapere davvero cosa è successo in Terra Santa durante le crociate, questo libro è la soluzione a quasi tutte le domande, quasi. E quindi, siccome i tempi sono contingentati e stretti, io non perdo altro tempo in chiacchiere e lascio subito la parola a Luigi, che ci racconterà di questo suo ultimo lavoro, di questa sua fatica. Grazie e buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Maurizio, che conosco da forse dallo stesso contesto più o meno, anche Croce, e anche diciamo, il board, il gruppo che segue Italia Medievale, eccezione fatta per Mauro, che non è qui a Roma, già gli ho detto, io sono qui a Milano, tu sei a Roma, quindi ma sapevo che non poteva esserci. Ringrazio le persone amiche che ho incontrato, quelle virtuali che ho incontrato oggi, quelle che già conoscevo. Qualche parola per parlare di questo libro. Questo è un libro che mi è stato chiesto dall'editore. Riconosce la dinamica, solitamente dei libri, solitamente c'è una dinamica diversa, cioè i libri, molti libri accademici vengono pubblicati a per fare carriera. Ed è una cosa che da cui mi dissocio, perché la ritengo una specie di simonia intellettuale. B, perché c'è la necessità ovviamente di dimostrare che si sta lavorando a certe tematiche. Questo libro invece nasce dalla richiesta fatta da una persona tutta per volta, che ha detto di Caroccio, una persona molto intelligente, Claudia, che mi aveva chiesto, che era notato che io provavo la voce crociata per le tipi di vari, e mi ha chiesto perché mi mancava, effettivamente mancava in Italia, un libro che fosse da un lato adottabile come manuale per l'università, ma che fosse un libro che dà conto della storia, che non è né il tema a Cotswold, ma una storia delle crociate. Di quello c'è un libro che io ho suggerito, io ho già dato la traduzione di quel libro, e Nauro prima ha detto di no, poi dopo mi ha contattato la traduzione dicendo che volevo tradurlo, diciamo, quindi è una storia un po' particolare. Però è un libro che effettivamente, se tu lo vai a dare, molto fluviale, ed è difficile avere informazioni di base su alcuni argomenti. Non so vedete l'elenco delle crociate. Nel mio libro non c'è, c'è una bibliografia. Prima crociata, seconda crociata, terza crociata, non esiste. Non esiste perché non è vero. Se fosse possibile tornare a, diciamo, nel 1270, la spedizione, la famosa ottava crociata, nona, seconda, se io andassi a parlare con uno di quelli che ha partecipato, e ha partecipato all'ottava crociata, la persona dice, cosa? Perché le otto crociate del canone, se voi vedete, tranne la prima, sono tutte crociate che A non hanno conquistato Gerusalemme, B hanno seguito spesso un altro obiettivo, e C sono crociate che dal punto di vista classico non sono crociate. Pensate, Federico II ce l'ha scomunicato, oppure la quarta, per dire, la quarta crociata, l'ha conquistata Costantinopoli. Cos'è? Il criterio che c'è stato è stato un criterio di hollywoodiano, lo chiamo, cioè Luigi IX è un personaggio importante, Federico II è un personaggio importante, quindi quella è una crociata. Quindi il ragionamento. La crociata, facciamo l'esempio dei veneziani, di cui io parlo nel 1122 quando ho conquistato Tito, non ci sono personaggi, diciamo, main character, come vedete, i protagonisti, e quindi non è una crociata. Ma allora cosa fa una crociata? È un criterio posteriore che si è sedimentato, per cui si è deciso, questa è una crociata, questa non è una crociata, ma questo cancella una storia di centinaia, se non migliaia di spedizioni che hanno punteggiato tutti i secoli a venire, perché io arrivo fino al 1391 perché leggo le storie del movimento crociato a
la presenza di quello che definito Tornero, una presenza costante. Il problema della crociata è che anche quando finisce, io cito sempre in modi Eisenhower, le sue memorie, la seconda guerra mondiale, che parla della Last Crusade, l'ultima crociata. Ma quando è l'ultima crociata? Io cito alla fine del mio libro anche per via Leibniz, che fa il progetto di crociata in epoca moderna, nel XVII secolo, cioè è sempre un problema di canoni. I canoni bisogna stare attenti, perché il rischio è quello, lo storico costruisce delle grandi spiegazioni, ma queste grandi spiegazioni hanno il problema di poter spesso nascondere la, tra virgolette, realtà, quello che noi possiamo sapere, e di cancellare il passato, perché noi abbiamo delle idee fisse. Il mio libro cerca di proporre una visione diversa, perché cerca di smantellare un canone che è stato dato per assodato nell'ultimo secolo almeno. Guardate, queste non sono delle invenzioni mie. C'è uno studioso crociato del 1907 che scriveva il crociato nel Bovo di Lenin, crociati nella Terra Santa, e lui diceva già giustamente, 1907, ma alla fin fine questa numerazione crociata quanto è affidabile? Perché non esiste. Voi trovate la numerazione della bibliografia, quando io parlo di una spedizione del 1202, trovate la bibliografia, forse così, la quarta crociata, anche perché io la storiografia che si è interessata di storia delle crociate per tutta una serie di motivi che sarebbe complesso, ma che fanno parte un po' di una certa tradizione di studi, è una tradizione fondamentalmente anglosassone. Perché in Italia si è identificato il Medioevo con la storia del movimento comunale, o il Medioevo con la storia del francescanesimo, diciamo la verità. Mentre il mondo inglese, il mondo francese ha identificato la crociata come un argomento chiave della storia medievale. Questo è un problema di canone, è un problema di rappresentazione secondo una serie di input, di una serie di idee che sono già stabilite in precedenza. Noi non diamo per scontato. Un'altra delle cose che ho cercato di non dare per scontato, nell'ultimo capitolo, poi vedete, io faccio vedere una bella cartina, io ho chiesto all'editore una cartina per ogni capitolo. Nell'ultimo capitolo ce ne sono due, perché volevo far vedere delle cose. Io faccio vedere l'impero mongolo che va dalla Cina, dallo Yangtze fino all'odierna regione sino-palestinese, per far vedere di quanto era grande il famoso impero mongolo e di quanto l'entrata dei mongoli nella Terra Santa paradossalmente porta per una serie di una serie di tessere che si abbattono, cade la Terra Santa, perché i mongoli avanzano. A un certo punto c'è la famosa battaglia Aijalut, in cui l'esercito mongolo viene sconfitta dai Mamelucchi, dai Pars, dall'armata dell'Egitto, all'epoca che dominava l'Egitto, perché poi che verrà uccisa di dopo questa battaglia, e vengono fermati. 1260, la generazione dopo cade Aki, e negli ultimi anni sono tutte le Tripoli, Antiochia, eccetera, eccetera. Tutte queste città cadono progressivamente perché i mongoli vengono sconfitti, la marea mongola viene fermata e i Mamelucchi diventano i protagonisti della regione medio orientale. Ora il problema qual è? Noi siamo abituati per la deformazione, almeno in classe mia, quando io studiavo, la cartina geografica, quella d'Italia, il Mediterraneo, aveva una visione mediterraneocentrica. Quindi i popoli delle steppe sono quelli, voi pensate, i Goti quando arrivano e sfondano nel III secolo, IV secolo, i popoli Barbiondi, quelli che arrivano, sono sempre quelli che vengono da fuori, non si sa bene che cose, che arrivano e sbagliano le carte. Perché noi siamo abituati a guardare dalla prospettiva nostra, italiana, europea e mediterranea, che noi siamo il centro del mondo. Una delle cose che io faccio vedere a lezione quando parlo dell'Isla, faccio vedere come erano le cartine di crisi, la faccio vedere, i ragazzi se non capiscono che cos'è. Vabbè. La cartina in realtà è capovolta rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Capovolgendo la cartina, loro identificano il Mediterraneo, identificano il mondo conosciuto. Guardate, io dico, non è che lui ha messo il contrario, che noi siamo abituati a vedere il mondo in un certo modo. E si spiego tutto il sistema di percezione spaziale del mondo islamico. La tradizione geografica del mondo islamico era molto importante,
diciamo, dei giovani che si interessano a questi aspetti. Però noi siamo abituati per un canone che non è espresso, che non è consapevole, a vedere il nostro mondo secondo certe coordinate. Facendo vedere i mongoli che venivano dall'Oriente a Cina, cercavo di far vedere, vedete, la mia non è una storia dell'impero mongolo, però di far vedere come in realtà quello che succede in quella che veniamo la Terra Santa, in realtà è il frutto di dinamiche che si sono consumate migliaia di chilometri qui all'interno. Quando l'impero mondo si stanno spaccando dai vari eredi dei vari campi. Questo per dire che in storia le cose sembrano semplici, ma non sono semplici. Sembrano semplici perché noi vediamo, noi dopo sappiamo cosa è successo, è facile. Io dico sempre ai miei studenti, pensate come giudicheranno i nostri tempi da qualche secolo, che noi diamo per scontato, questi fanno così, questi fanno così. Quando si è dentro del flusso storico si è difficile a comprendere le dinamiche un po' più ampie. Secoli dopo si dirà, magari faccio un esempio, ma l'11 settembre 2001 ha creato un momento cardine in cui è cambiata l'epoca, non so deve succedere. O un'altra cosa, l'uomo che è andato sulla Luna, faccio degli esempi, non so da qualche secolo come verranno le cose. Soprattutto, e questo è un problema che noi diamo per scontati, in futuro avranno una parte, non avranno tutto. Mi spiego chiaramente, io mi spiego di vedere la Cripta Balbi dove è un pezzo di Roma che è rimasto tra l'epoca tardo-antico medievale come era Roma, però noi abbiamo solo un piccolo pezzetto, il resto ci manca. Lo storico lavora su piccoli pezzetti, su piccoli frammenti. Io faccio l'esempio sempre i manoscritti liturgici di Costanza, che non so adesso la Svizzera, secondo un sondaggio che è stato fatto, un sondaggio di un campione, i manoscritti liturgici che noi abbiamo sono uno su 1000, gli altri 999 si sono persi. Quindi noi quando ricostruiamo sulla base di una selezione molto frammentaria, uno, e due, in cui quello che è rimasto, e io dico, non c'è una provvidenzialità, non è che si conserva alcune cose più importanti e altre meno importanti, perché non si pensa ai corsi universitari del 25 secolo, si pensa a Papiero e Ginardo non scriveva che i corsi straordinari che nel 21 secolo scriveva perché l'università era fedele di Carlomagno, era stato estromesso all'epoca quando è entrato in potere Ludovico, detto il Pio, il figlio Ludovico, lui torna, lui era padre di una delle più importanti aziende del mondo germanico, lui si ritira perché ormai vede la situazione in cui non si identifica e scrive questo testo con alcune, c'è poi la discussione sulla datazione che gli spagnoli ovviamente, con alcune intenzionalità forti, ma non scrive perché pensando a chi faceva i corsi di storia medievale del 21 secolo. Questa è una cosa importante perché per capire il punto di vista di chi scrive più o meno consapevolmente. Io nel libro cerco, dedico un capitolo contestando fortemente le Goff, cercando di far vedere il tono culturale della Terra Santa, che però sconta un problema, che molte delle fonti che noi abbiamo si sono perse, perché è stata conquistata a mani militari, è stata distrutta e quel poco che abbiamo è stato conservato, diciamo, in maniera occasionale. Faccio un esempio, Barletta, io cito, c'è un bellissimo manoscritto dentro il Santo Sepolcro che è stato segnato dal Keller in un archivio di letteratura del 1900, e adesso si sta riprendendo lo studio di questo testo che è conservato sotto chiave all'uomo di Barletta. Ed è un manoscritto liturgico in cui c'è anche, tra le altre cose molto interessanti, che potete, fino al tempo potete vedere, un paio di pagine di storia della Terra Santa, di annali della Terra Santa. Questo è un testo che è stato portato quando nel 1291 si è liquidata la Terra Santa, cioè sostanzialmente c'è stata una serie di enti monastici che si sono fuggiti e si hanno portato quello che potevano. Vi rendete conto che quando dovete fuggire di corsa non è che potete fare delle selezioni molto accurate di quello che dovete salvare, si sarebbe salvabile. Qualcosa si è salvato ed è arrivato in alcune regioni come la Puglia, in cui abbiamo una serie di enti monastici che sono enti che si sono spostati dall'Oriente in Occidente. Altra cosa, io faccio la storia dei Carmelitani. I Carmelitani nascono in Oriente e poi
come hanno un grande successo in Occidente, ma nascono originariamente come un ente monastico dedicato all'ascesi, alla contemplazione nella montagna del Carmelo, e si ispira al profeta Isaia, eccetera, eccetera. E poi dopo, poiché progressivamente la situazione diventa problematica, poi diventa impossibile da vivere, questi eremiti, questi ordini si organizzano, hanno una regola e si spostano in Occidente, hanno successo in Occidente, e molte città operate oggi gli insediamenti carmelitani, che si rifanno una tradizione, questo per dimostrare come in realtà il passaggio delle idee non è stato Occidente Oriente, ma c'è un passaggio di idee molto più complesso, che spesso però viene cancellato anche per motivi storici. Una cosa è avere i documenti, cioè a Roma, dove c'è stata una continuità degli enti ecclesiastici, un'altra cosa è Gerusalemme, dove, se vedete Gerusalemme, c'è una discontinuità storica impressionante. Gerusalemme, sapete benissimo, nelle memorie della Terra Santa, dal 135 in poi è stata data al suolo, non è che il nome è la Capitolina, poi si è ricostruita con la reinvenzione costantiniana odierna, quello è un problema ancora più complesso, ancora oggi c'è, diciamo, di cui se ne parla solo alcuni decenni dopo, comunque c'è questa riscoperta con i santi, poi vengono ricostruiti e progressivamente si crea una memoria leggendaria della Terra Santa. Questo è un altro capitolo importante. Il cristianesimo è una religione che condivide i testi sacri con l'ebraismo, i cui testi sacri sono tanti, scritti in epoche diverse, redatti per ispirazione divina, ovviamente in lingue diverse, che però è nata in una regione come la Terra Santa, che noi chiamiamo Terra Santa, ovviamente Gerusalemme, quella regione che oggi è problematica definire. Come la definiamo? L'odierna Israele, l'odierna Palestina, c'è tutta una serie di problemi. Quando voi fate questa, questo cambiamento, ne rispondevo con alcuni colleghi, quando parli di alcune aree, definire israeliana o palestinese ti crea un problema dell'adesione ideologica. Però è quello. Noi abbiamo fatto una religione che si è spostata a Roma, perché sapete benissimo San Pietro, il cui primo episcopato di Antiochia, poi è diventata Roma. Però la Terra Santa è in Oriente. C'è questa specie di strabismo, per cui la Roma è Roma, però c'è Gerusalemme e Gerusalemme. Questa voglia di ritornare nel luogo dove si dice, molti lo dicono, Cristo ha calcato, vissuto, è nato, è morto, era patito, è morto ed è risuscitato, ha rappresentato, non da subito ma col tempo, una delle grandi spinte per cui la religione cristiana si è strutturata nella maggior parte nel mondo mediterraneo, diciamo così, prendendo posto al posto del mondo romano. Ancora oggi noi parliamo di diocesi, la diocesi è il termine che viene dal destino di Valenziano, no? Termine civile che passa dal mondo ecclesiastico. Cioè c'è un travaso di esperienza, c'è un travaso di. E questo comporta il fatto che noi abbiamo a che fare con una storia in cui, e questo è un libro, seguo questo percorso, l'ultimo capitolo è fatto l'epilogo che è dedicato a Roma, perché a un certo punto l'abbiamo vissuto anche da poco il Giubileo. Quale diventa il punto centrale della cristianità a un certo punto, dal 1300 in poi? Persa la Terra Santa, viene inventato nel senso latino di Vento, Vasio, il Giubileo. Il Giubileo della Chiesa romana che dal 1300 è il primo, che ha una storia un po' particolare, diciamo, sono fatto un po' con la parola, ha un volume ufficiale del mondo del TV che ho costruito la storia del Giubileo, ciò diciamo, mi sono reso conto di queste cose, di queste problematiche. Il Giubileo ha creato un punto di orientamento progressivo della spazialità del mondo cristiano, per cui Roma è diventata l'asse portante, pur mantenendo Gerusalemme una certa importanza. Però il problema è che cosa è successo? La perdita della centralità politica di Gerusalemme, perché non c'è, fino al XX secolo è rimasta in mano al mondo, all'interno del mondo islamico, quindi è stata controllata da persone, da entità politiche che tolleravano i pellegrini ma che non erano più cristiani. Tanto è vero che quando poi nel XX secolo il caso tornerà e riconquisterà la Terra Santa, andrà vicino a Roma e Saladino e dirà: a Saladino siamo tornati. Lui si sentiva erede
di Federico Barbarossa, Federico II, eccetera, anche di Cosetto. Se voi assistete, la Terra Santa rappresenta uno dei grandi sogni, miraggi dell'epoca XI, XII, XIII secolo. Tutti gli importanti signori, imperatori, sovrani, chi più chi meno, hanno partecipato all'impegno della crociata. E io nel libro parlo, perché la mi sarebbe fatto un'altra presentazione, ma perché si andava a fare la crociata? Ecco, questo nasce da un problema di base. Io non credo alla causa, nei grandi eventi non c'è una causa che spiega tutto per tutti. Sono andati per questo, tutti quanti per questo. In realtà, per queste grandi scelte, io ricordo sempre quello di Gianni Gervini, fedelissimo di Luigi Nono, lui racconta che lui parte e dice: io non mi sono voltato a guardare il mio castello perché sennò non ci avrei avuto il coraggio di andare. Non era facile questa scelta, è costata. E sono fatti degli studi da Ryan Smith alla sua scuola, andare a fare una crociata costava 3-4 volte il ferro medio di un cavaliere. Quindi vuol dire, pensate a chi ha uno stipendio, 3-4 volte il vostro stipendio in mano. Quindi la crociata non rappresentava una cosa, si poteva morire. Federico Barbarossa è morto, Enrico VI il figlio è morto, Federico II decide di andarci, sapendo che nonno e padre erano morti, non è una scelta così semplice. Luigi IX c'è andato da Piotta, c'è morto, e non riceve, se no c'è andato, c'è morto. Quindi in realtà mi rende conto che è un'operazione rischiosa. Luigi IX, io da poco ho finito il libro di Michael Lower, su questo è uscito diciamo, un paio di mesi fa. Luigi IX è morto lui, è morto il figlio, ed è rimasto vivo soltanto un figlio, si è andato vicino a un disastro ereditario, cioè, se sarebbero morti tutti i capitini, si dovrebbe spostare il ramo di capitini. È stato un grande azzardo, perché Luigi IX si era portato a tutti i fratelli e i figli. È rischioso. Perché si andava alla crociata? Io nel capitolo sulle regioni dei battenti metto in evidenza una serie di vicende, di elementi. Si andava per fedeltà al Signore. Se voi vedete le partenze su base regionale, ci sono delle aree in cui si parte più fitte sono le partenze rispetto ad altre aree, perché quando parte il Signore, quando parte il Re, quando parte l'Imperatore, tutti i suoi fedeli, quelli che possono ovviamente, tendono a servire il proprio Signore, quindi la realtà personale. Due, le tradizioni familiari, le famiglie in cui hai sono già andati della Santa più facilmente ci ritornano. Perché? Essere al pari dei propri avi. Seguire le orme è una cosa molto importante. Altra cosa, motivi penitenziali. Noi abbiamo personaggi che devono farsi perdonare delle cose importanti. Noi abbiamo dei crociati che sono andati in Terra Santa perché, per esempio, avevano bruciato una chiesa con tutte le persone dietro ed erano state condannate a fare un atto di penitenza estrema. Altra cosa, la voglia di cambiare. C'è anche questo in alcuni casi, la voglia di affrontare un mondo totalmente nuovo. Altra cosa ancora, un sentimento, tra virgolette, di vendetta verso i pagani. C'è anche questo in alcuni casi. Viene proprio indicato l'iniziativa di vendicarsi contro i pericoli che sono stati lanciati contro i confratelli dell'Oriente Latino. Guardate, questo è un tema che esce durante la prima crociata, dice dobbiamo andare in Oriente per difendere i nostri confratelli che sono stati conquistati dai pagani. L'unico problema è che i musulmani erano arrivati in Terra Santa 450 prima. Ora il fatto che fino al XIX secolo si scopre che sono arrivati i musulmani, sono arrivati nel 686 hanno conquistato Gerusalemme, vi rendete conto che non è quello il motivo soltanto, i motivi sono tanti. Si sono messi insieme e hanno creato poi la decisione di partire e di andare lì dove vedere i posti dove Cristo realmente vissuto, partito, eccetera, eccetera. C'è questa idea, questo rapporto molto forte con alcuni luoghi che fa parte di un tipo di fede vissuta da queste persone che non può essere spunta. Ci sono gli aspetti emozionali che noi storici spesso mettiamo in secondo piano. Perché cerchiamo di essere persone razionali, cerchiamo di espungere la razionalità e quindi non diamo conto di quello che poteva essere il sentimento di alcuni di questi personaggi.
All'ultima cosa, ma ci si andava anche per motivo calcolo economico, cioè della vecchissima, perché se voi vedete i vecchi libri, dovuti anche a una lettura parziale di alcune fonti, si andava della santa per diventare ricchi. Allora, io questo non posso dirvi nella testa se qualcuno effettivamente qualcuno deve fare questa valutazione. Quello che è certo che vi posso dire è che dopo le prime crociate era chiaro che ci si diventava ricchi. Nel XIII secolo Chester Jordan ha fatto un lavoro in cui io lo metto anche i numeretti, perché i numeretti contano, oggi siamo in un periodo di spending review, ho spiegato quanto costava per uno Stato, per Luigi non andare a crociata, per rendersi conto, per capire poi la... Se voi vedete il budget della Francia dell'epoca, diciamo degli anni 50, 70, del XIII secolo, dopo la prima crociata, era chiaro che era un bagno di sangue dal punto di vista economico, era un bel trucco. Per quanto una parte sia stata recuperata con la raccolta fondi grazie alle raccolte della la famosa decima saladina, le famose raccolte dei soldi che venivano fatti in maniera fondi storica, tra parentesi, quando voi andate nelle chiese trovate qui intorno quelle raccolta fondi, quelli nascono nel XIII secolo, erano dei fusti, tronchi, vuoti, per il soccorso della Terra Santa, proprio signor della Terra Santa. Nascono per quei motivi, poi dopo sono raccolta le fondi per finanziare, quindi è chiaro che se io la prima possibilità che ci speravo e l'esperienza che la crociata ci si poteva morire con molti non morti e quelli che tornavano non tornavano ricchi, se no badate, qualcuno ci tornava ricchi, si tornava ricchi, però un'altra cosa, perché la ricchezza non è solo denaro, e anche prestigio, e anche fama, e anche successo, e anche essere ricordati come, se voi vedete, questa è l'importanza della storia, questi dei testi che non vengono a niente, le genealogie dei duchi di Fianza, i duchi di Fianza erano i signori del potere della, erano i Rockefeller dell'età medievale, dell'epoca centrale, i duchi di Fianza hanno questi bei cataloghi in cui sono i nomi tutti i duchi, e va bene, poi che vanno in Terra Santa, hanno un aggettivo, Hierosolimitanus. Sapete, Roberto II di Fiandre, che era meno importante, però nella geologia di Fiandre, nelle varie geologie, c'erano varie, è sempre Hierosolimitanus, per quanto non abbia fatto una grande figura. Perché il fatto di essere andata a combattere per la Terra Santa rappresenta un aumento dello status. E non è tutto soldi, conta anche questo. Perché per secoli si è detto che X è andato in Terra Santa e andare a combattere la Terra Santa, qualsiasi esito sia stato, è importante. A Annus 1120 c'è le prime dispositivo di legge che ci è giunto del Regno di Gerusalemme. E la cosa interessante è quella che su 20 leggi 5 è fatto dei matrimoni misti. Cosa vuol dire? Quando dico non dovete fare matrimoni misti, non dovete fare matrimoni, molti matrimoni misti, non dovete vestirvi come i musulmani. Cosa vuol dire? Gli occidentali sono vestiti in un certo modo, i musulmani in un altro modo, che ci si mescolava. Poi un'altra evidenza, il famoso cronista che è figlio delle vie licenziate, che è una di quelle zone che stiamo proprio al confine tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, e lui proprio in maniera, lui è uno che ha vissuto una vita molto avventurosa, è nato nel 1095 ed è morto nel 1188, lui ha vissuto fino alla fine di Saladino, diciamo, e lui racconta che lui era figlio di un mio scienziato e racconta che durante una stagione, la bella stagione, si combatteva con Nemino d'inverno con quei stessi amici cristiani si andavano a cacciare insieme, ma lui racconta con una certa normalità, niente di strano, diciamo. Oppure io racconto la storia di un esperto amministratore musulmano che arriva dei cristiani, diventa uno che collabora con i cristiani per il nord Antiochia, e Ibn Hazm, che poi dopo scrive una cronaca che si è persa, sarebbe interessante sapere cosa era, cioè, avere questo testo, perché lui racconta, se lui racconta cose interessanti, questo collabora per 15-20 anni con l'eroe cristiana, poi a un certo punto arriva un signore forte musulmano che di salto ritorna con la l'eroe musulmana.
questo è uno che si è mosso come amministratore abile, lui è uno che ha fatto carriera nel mondo cristiano, nel mondo musulmano, perché è un abile amministratore. Vedete? Questo che sta indicando diventa difficile, poi si lavora molto con i lacerti, cioè con i pezzetti, i frammenti, i brandelli. Perché la storia è fatta spesso da piccoli frammenti, è come se io fra 200 anni dovessi ricostruire questa sala avendo solo una sedia che mi è giunta per caso e un pezzo, diciamo, di un quadro rimasto. Per me deve essere così, eh? Noi abbiamo delle esperienze molto frammentarie. Questo fa parte del bello e del brutto del lavoro, diciamo. Il nostro è una cosa che si fa con passione, ma che non è facile fare, anche perché poi mi dico sempre la verità, soltanto a Dio, mio per chi ci crede. Cioè questa idea, lo storico del territorio, non è io proprio mai dirvi le cose come sono state. Vi posso dire, sulla base di quello che abbiamo, vi ricostruisco, e soprattutto nelle note voi potete vedere, io dico questo non è Gesù, per qua non è che lo so inventato. Guardate, perché una delle cose che spesso quando uno analizza qui lavori storici è la opacità. Come faccio a dire una cosa, uno? O due, come io mi giro la fonte in maniera a farmi dire quello che voglio dire? E questa operazione è molto problematica, eh? Tenete conto che c'è sempre un dato di interpretazione. Ma ci sono molti di questi personaggi che combattono, che sono sia tanti islamici che condottieri cristiani, che spesso sono malati, che muoiono giovani, o che combattono si fanno portare nella retina, non solo quando avevano 4, anche uno dei emiri egiziani muore e l'ultimo periodo lui c'aveva messo a cavallo, si fece portare la retina sul campo di battaglia. Queste sono tutte vicende storiche che non possono essere divise, anche perché si vogliono analizzare le vicende del Saladino, per un certo periodo non potevo fare l'operazione militare perché stava male, c'è stata addirittura lui prima di atti, 2 anni prima, addirittura sta talmente male che fece il testamento e poi dopo si è ristabilito. Immaginate se fosse morto prima di atti, prima di cosa avrebbe potuto cambiare, prima delle conquiste che usare nella parte di Saladino. Questo per dire, noi andiamo verso la fine perché così lascia poi spazio alle domande. Come la storia sembra facile ma è complicata in realtà, è molto più complicata di quello che immagine. Io spero che vi resti, chi avrà la sventura di leggere il mio libro, il senso della complessità delle vicende storiche. Perché le vicende, noi sappiamo come sono andate, tutto facile, tutto da dove è scontato. In realtà gli uomini di quei tempi, ma che non sono gli uomini di quei tempi, avevano di fronte tutta una serie di alternative, di vicende. E quello che è successo è una delle possibilità, non era detto che sarebbe successo quello che è successo. Questo è un insegnamento a livello per uno per farci comprendere che la storia non è solo il fratello delle battaglie delle disgrazie, ma è il senso critico di ricostruire il passato. E qui mi concludo, lascio spazio a Maurizio, poi se c'è qualche altra domanda su tutte tranne quando sono le crociate che non ho nulla da rispondere.